La problematica dell'accesso wireless nel centro storico è l'utile di questa amministrazione. La proposta alla quale stiamo lavorando è quella di sintetizzare velocemente, quella di istituire l'access point pubblica presso la biblioteca comunale, che consente appunto il collegamento sia all'interno dell'edificio che nella zona della biblioteca. Ovviamente è intenzione di questa amministrazione con delle limitazioni all'utilizzo, delle limitazioni che sono essenzialmente quelle di accedere per un periodo di tempo limitato per un allievo, che si trova in accesso libero continuo, per una parte questo è il progetto che è stato realizzato, perché per porre questo limite temporale occorre fare degli interventi, degli investimenti hardware, appunto per mettere insieme sia la registrazione degli utenti che la limitazione dell'accesso. Per lasciare totalmente libero l'accesso alle discipline del territorio, per circolare con la sua presenza e della regione. Quindi appena sarà pronto questo progetto ci sarà la possibilità per i cittadini di collegarsi dal giardino distante dalla biblioteca con il proprio notebook alla rete wireless, per accedere con per 20 minuti su, diciamo, la rete oppure su questi tre siti istituzionali che con il tempo prendiamo atto di questa novità, aspetta, cioè, come chiedevamo con questi emendamenti, che non è quello che ci diceva l'assessore Sana in Freda, la legge che è quello che noi chiedevamo era una rete di internet wireless gratuita e pubblica da installare in tutto il nostro centro, intendo piazza della Vittoria, che non a caso della Vittoria di un centro. Perché questa secondo me potrebbe essere anche un'occasione per dare di qualità anche alle strade del centro e alla piazza da virgolette centrali di questa città. Tra l'altro questa è un'esperienza che un comune a noi vicino, guarda caso, lo stesso comune più volte ci diamo in questa consiglio comunale e come Luco ha già avviato e già sta funzionando in maniera la possibilità di in alcune case di alcune case del comune di Montelupo breve registrazione presso l'UP del comune di Montelupo, è possibile avere un passo per accedere in maniera anche in tempi limitati, non solo in 10 minuti, alla rete internet, e quindi questo dà anche la possibilità alle case centrali di qualità, se non ci sono di essere più un servizio ai cittadini che credo da questo punto di vista non so che tipo di costo di gestione possa avere, come da così è anche un esperto in materia ci dirà anche quali sono in maniera più dettagliata i costi dei caratteristici, però che credo che un investimento nel non credo sia così enorme. Lei ha la possibilità innanzitutto di navigare su internet a cittadini che anche magari, perché no, non possono nemmeno permettersi l'abbonamento a una qualche provider internet, anche di questi tempi o succedere. E poi sicuramente darebbe la possibilità, darebbe uno strumento affinché vediamo una piazza del centro, che per esempio la Sera Vittoria, cioè in generale, della città che da questo punto di vista credo che effettivamente qualche problema lo abbia, c'è la possibilità di velocizzare
organizzare un po' tutta la situazione. Quindi l'idea che proponeva l'assessore Sani è un'idea assolutamente limitativa rispetto a quello che noi proponiamo, perché innanzitutto in termini quantitativi, perché dà la possibilità di non essere o persone che sono o più solo a questi istituzionali, precipita anche una libertà di navigazione. E poi non è quello la considerazione, cioè la biblioteca, semplicemente l'azienda di San Carlo del Tartoria, sia limitativo anche per la questione dei diritti di gestione, conseguenza del tempo. Siccome il primo della spesa di investimento sul punto di vista sia piuttosto modesto, ci sembrava un'idea utile che potrebbe risolvere una serie di problemi, quindi da